sono datato e quindi ho visto tutti gli anni 70, 80, 90 i cambiamenti che ci sono stati, e per cui siamo passati a livello epistemologico, quando parliamo di scienza, dentro ci stanno tutte le scienze di cui stiamo parlando oggi, ci sono stati dei cambiamenti a livello epistemologico anche all'interno della medicina, anche se fa fatica questo un po' a essere accettato, da una concezione positivista della medicina. Voi sapete che ancora oggi si discute se la medicina sia più centrata ancora sulla malattia che non sull'individuo, sulla persona, e al di là dei convegni che si fanno, poi nella realtà si traduce spesso ancora con una concezione della medicina basata sulla malattia. Si è parlato anche qui oggi, credo che si discuta, l'ho letto anche in una rivista, sul approccio olistico, che devo dire io trovo molto affascinante su un piano teorico, però poi faccio fatica a verificarlo. Mi piacerebbe poi che anche nell'uditorio magari se ne parlasse nel dibattito, a vedere come un approccio olistico si debba poi in qualche modo tradurre negli aspetti suoi di applicazione. Mi sembra complicato. Due, devo dire che come psichiatra e psicoterapeuta penso che quando olistico, tra virgolette, vuol dire vedere l'individuo nella sua totalità, un po' di timore di un delirio, di un'impotenza che ci possa prendere tutti mi viene in mente, cioè parto dal presupposto che siamo imperfetti e che quindi comprendere tutto sia forse un'ambizione spropositata. Voi sapete che Engel ha vinto il premio Nobel parlando dell'approccio bio-psico-sociale, un termine che a me non è mai piaciuto molto, mi sembra quei detersivi che fanno un po' tutto, lo bio-psico-sociale, sta roba qui che... E anche questo devo dire che poi quando si deve tradurre su un piano applicativo diventa difficile, diventa complicato. Oggi, ed è su questa base che pensavo di condurre un po' il dibattito, perché credo che possa davvero essere una possibile strada, un possibile ponte per mettere insieme tutte le dimensioni che caratterizzano l'essere umano, sia il paradigma epistemologico della complessità, cioè della multidimensionalità. Complesso non vuol dire complicato, complesso vuol dire che in questo preciso momento, mentre io sto parlando e tutti voi state ascoltando, pensando, entrano in gioco talmente tante dimensioni, intrecciate inesorabilmente fra di loro, per cui c'è la componente biologica, biochimica, genetica, fisiologica, cerebrale, psicologica, ambientale, e per fortuna abbiamo mangiato bene e quindi io non ho sonno, ma entrano in gioco tante componenti che sono fra di loro intrecciabili, anzi sono intrecciate, e non penso che varrà mai la pena pensare se riusciamo a misurarle, ad appesarle perfettamente tutte, perché poi, tra parentesi, ciascuno di noi è unico e irripetibile, quindi in qualche modo ciascuno di noi ha la sua storia. La dimensione però della complessità, la multidimensionalità, questo paradigma ci consente, secondo me, di vedere anche questo incontro di oggi in un altro modo. Io credo che la più grossa fatica oggi sia di resistere alla tentazione, uno, di scegliere di andare verso una concezione, anche nella scienza, di tipo ideologico. No, le ideologie sono di per sé dogmatiche, qualunque sia, e che il problema sia quello proprio che per impedire che ci siano dei muri, costruire dei ponti, dobbiamo partire dall'accettazione della imperfezione di ciascuno dei paradigmi e soprattutto vedere dove si uniscono piuttosto che laddove si separano. Io credo che la medicina, a me piace usare tutti gli aspetti della complementarietà, che si parla di arte, di ambiente, di musica, che sono tutte dimensioni intrecciate l'una con l'altra,
che sia giusto cercare di fare un tentativo di vedere tutte le dimensioni come possono integrarsi fra di loro piuttosto che scatenare delle guerre. Io mi chiamo Mario perché il fratello di mia nonna, che aveva 7 figli, era un uomo grande, faceva professore d'agraria, mi è venuta una broncopolmonite doppia 6 mesi prima che arrivasse la penicillina ed è morto. Credo che sappiamo tutti che negli ultimi 100 anni abbiamo avuto quasi un terzo di vita. Per chi viene al mondo oggi, un bambino, una bambina viene al mondo oggi, le prospettive di vita media sono di un terzo superiore a quelle che erano 100 anni fa, che è una cosa incredibile, no? Un terzo di vita mediamente in più, sto parlando a livello nostro occidentale. Allora il problema non è tanto quello, secondo me, di fare una battaglia contro anche quello che la medicina può aver dato, ma è di vedere quanto in un contesto di questo genere è diventato poi un eccesso, un abuso, quanto dipende più dalla situazione di, tra virgolette, potere delle case farmaceutiche e quindi quanto, tra virgolette, tutto quello di cui si parlerà oggi può essere inserito, può essere un arricchimento, deve essere qualche cosa che in qualche modo ci aiuta a vivere meglio. Io ho avuto una formazione di tipo psicanalitico adleriana. Adler è stato forse uno dei precursori del campo della, quale si chiama oggi, la psicosomatica, perché parlava del linguaggio degli organi, no? Di quanto l'essere umano, tra virgolette, propone molte volte. Chi fa il medico, se qui c'è qualche medico di famiglia di medicina generale, ma io ho fatto un convegno qualche mese fa e non è più il 25-30% dei pazienti che vanno dal medico di medicina generale portando dei sintomi somatici che in realtà hanno un altro significato. Oggi si parla del 60-70% delle persone che vanno dal medico portando dei sintomi in realtà portano disagi, sofferenze, problematiche che si manifestano, tra virgolette, con il corpo. Io faccio un psichiatra, ho studiato l'isteria, Charcot, Freud, poi cose ossessivi. Adesso c'è la depressione, 40% di depressione. Ma sarà vero? Oppure oggi tra virgolette alcune manifestazioni isteriche si sono veicolate verso una espressività di tipo depressivo. Due, siamo depressi perché l'ambiente, la serotonina oppure tra virgolette tra i diritti, noi siamo in una società che ha avuto negli ultimi anni tantissimi diritti, però mentre ce ne davano tanti qualcuno ce l'hanno tolto, per esempio il diritto alla rabbia. Non abbiamo più voce, non possiamo più far sentire la nostra voce, la nostra protesta, non gliene frega a nessuno. Voi avete visto, credo tutti, quante cose per la pace sono stati fatti, quante cose si fanno, manifestazioni. Dopodiché chi deve decidere può farle tranquillamente a meno. Allora io mi chiedo, tutta questa rabbia dove va? La rabbia non se ne va, si trasforma, quindi o si somatizza oppure va dentro di noi. Nel momento in cui va dentro di noi incide su che cosa? Incide sul tono del cuore e noi diventiamo depressi, ma non è una depressione clinica, è il momento in cui qualche cosa che rappresenta il nostro disagio, il nostro malessere, la nostra indignazione, tutto quello che c'è, non trova uno sbocco, rientra verso di noi e noi diventiamo depressi. Poi che sulle diagnosi di depressione, così come sui famosi attacchi di panico, che sono poi delle crisi d'ansia acute, ma che conviene chiamare attacchi di panico perché così si dà la terapia farmacologica specifica per gli attacchi di panico, ci sono gli antidepressivi, gli ansiolitici più adatti all'attacco di panico che non all'ansia, perché fa gioco. Io ho insegnato per tanti anni, ancora adesso,
con i giovani medici e i giovani medici a me fanno, non dico pena, ma provo un po' di compassione, perché fare il medico oggi è davvero complicato, è davvero difficile, anche perché ti insegnano alcune cose. La mentalità dei medici è improntata all'interventismo, il pragmatismo, e un medico si sente da chi gli insegna che gli dice che l'importante è intervenire sempre. Se viene da te un paziente, tu lo visiti e gli dici che non ha bisogno di medicine, il paziente andrà da un altro. E molto spesso, così come qualche volta uno non vuol tornare a mani vuote da qualche parte, anche i pazienti non vogliono tornare a mani vuote dal medico, e quindi chiedono, quindi il medico spesso gli dà anche delle sostanze che non hanno nessun significato se non su un piano di tipo appunto psicologico. Vi ho fatto questa introduzione, poi magari tornerò, perché credo che se noi ci avviciniamo a quella che è la tavola rotonda di oggi, accettando l'idea che sentiremo paradigmi e dimensioni differenti ma integrabili fra di loro, parlavo con Bruno De Niro dicendo la musica, è mica vero che la musica fa sempre bene, musicoterapia, dipende, uno potrebbe sentire un pezzo di musica e buttarsi dal balcone. Non è vero che l'arte è sempre terapeutica, tra virgolette. Non è vero che la danza sia sempre terapeutica. Il concetto di terapia va se è inserita in un contesto, se è seguita con professionalità. Io rispetto a due certe, sicuramente colesterolo, trigliceridi, abbiamo delle discussioni. Devo dire anche che qualche volta preferisco, ci sono persone con l'impressione che vivono da malati per morire da sani, che fa girare ancora più i maroni che non. No? Allora anche lì una questione di equilibri, no? Della vita, poco chi vive da povero per morire da ricco. No? Quindi credo che su questo mi piacerebbe molto che ci confrontassimo. Partendo dal presupposto che il coraggio più grosso che noi dobbiamo avere è quello di accettare la nostra e l'altrui imperfezione, che se partiamo dall'idea che nessuno di noi è il depositario della verità, ma ciascuno di noi porta una dimensione importante. Devo dire che sono anche molto contento di allargare il mio orizzonte sulla Finlandia, perché per me la Finlandia era un po' le donne finlandesi che sono sempre state molto affascinate, e della sauna, cioè il concetto era un po' legato a queste componenti, e che quindi una in qualche modo sicuramente un difetto, una carenza mia, quindi arricchire. Adesso mi ha reso conto di quanto invece è portatrice la Finlandia di valori, di cultura, di quanto ci possa, tra virgolette, aiutare per recuperare un rapporto con la natura che non è sempre così facile. Perché le brutture che ci sono nel nostro paese, spesso, nonostante sia un paese meraviglioso, sono testimonianza del non rispetto che noi abbiamo e che nessuno ci ha insegnato per l'ambiente, è un'altra delle cose che credo sia un arricchimento per tutti noi. Fatto questo pistolotto, visto che c'è pistoletto, faccio pistolotto, fatto il mio pistolotto, poi magari su alcune cose ci potremmo tornare. Presento e do la scaletta definitiva della tavola rotonda. Inizia Tania Re, che Amazon Forest, eccetera, io la conosco perché è una brillante psicologa, dottore di ricerca, da anni, eccetera, appassionata, e quindi credo sia una delle anime forti che ci sono oggi. Poi c'è Bruno Ottenino, abbiamo anche scoperto che è un musicista, che è un creatore del sistema BioHarmon, che insegna al Conservatorio di Torino, e non solo, c'è, spero di dirlo bene, Juha Pentikäinen, my friend, che è un professore emerito in più università e sta cercando di collegare le università finlandesi con le università italiane. Mi parlava di 5-6
sedi universitarie che sta già cercando di mettere insieme, che ho detto che anche quello di Chieti potrebbe aggiungersi a tutto questo. E poi Maria Lisa Ongaso, spero di dire bene il suo Gasaro, dire bene il suo nome, che è un'antropologa, è un medico anche lei, è dalla Finlandia, e conosce l'italiano e quindi ci può aiutare. E poi ci siete voi, perché intanto voglio ringraziare anche Eia, io non mi ricordo mai, che fa la traduttrice, oltre che essere anche lei una portatrice. Mi è piaciuto molto, perché il discorso che faceva, lei diceva a me, mi piacerebbe poter continuare a portare davvero il mondo della Finlandia, visto che vive in Italia e ha trovato tanti anni, e quello italiano, a cercare di continuare a contribuire all'arricchimento reciproco in questo contesto. Quindi ringrazio tutti, invito voi anche a uscire dalla dimensione, nessuno di noi è il depositario della verità, e per cui credo che tutti noi vi porteremo delle dimensioni, il bello è se voi ce le restituite attraverso domande, dubbi, in modo tale che rendiamo la giornata più arteriosa che venosa, che il male non fa anche in ambito di salute. Grazie. Benissimo, grazie Mario per la tua introduzione. A me l'apertura delle danze, con alcuni di voi credo ci siamo già visti e conosciuti ieri. Oggi cambio cappello e sarà mia cura raccontarvi un po' la mia esperienza. In particolare su questo tema, che è un tema dibattuto, che è giusto appunto quello della coscienza. Tanto si è detto e si sta dicendo sulla coscienza. Qualcuno ha detto che il secolo scorso è stato il secolo del genoma, e questo nuovo secolo che abbiamo da qualche anno iniziato sarà il secolo di studi sul cervello, sulla coscienza e sulla mente. Io prima di iniziare vi racconto alcune cose di me, e che fanno un po' da contorno a quello che poi vi dirò. Io nasco come antropologa e divento poi in seconda battuta una psicologa. Perché questo percorso? Perché mi ha sempre affascinato, mi ha sempre incuriosito, mi hanno sempre incuriosito quali sono i sottili meccanismi che regolano il benessere e lo stare bene, e nello stesso tempo il processo dell'ammalarsi e quello del guarire. La nostra medicina, la medicina occidentale, è una medicina moderna, è una medicina nuova rispetto a sistemi di cura molto, molto più antichi. Alcuni di voi sicuramente lo sapranno. I più antichi sulla terra sono quelli orientali, quello cinese e quello indiano, quantomeno quelli che hanno un corpus scritto, ovvero noi abbiamo dei testi di 5.000 anni fa, che raccontano come gli antichi medici cinesi si prendevano cura dei loro pazienti. Poi ci sono anche delle medicine più antiche, di cui io e poi il professor Pentikäinen vi racconteremo alcune cose, che fanno riferimento a quella che è chiamata la medicina indigena. La medicina indigena non ha un corpus scritto, ne scrivono gli antropologi, ne scrivono gli studiosi, che tendenzialmente appartengono a un'altra cultura come quella nostra, quella occidentale. Ma questi saperi antichi vengono tramandati in maniera orale all'interno della famiglia, da padre in figlio. E se ci pensate bene, anche la nostra cosiddetta medicina popolare, tradizionale, di cui il Salento è una terra
ricca, l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo sentita nelle relazioni che mi hanno preceduto. Ebbene, allora questi che sono stati sempre i miei interessi, le mie passioni, mi hanno portato, io ho scritto un primo lavoro, il mio primo lavoro ormai di una quindicina di anni fa, faceva riferimento a un luogo non lontano, non così lontano da qui, un luogo nel Mediterraneo che è Epidauro. Epidauro sta in Grecia e se ci pensate bene, noi facciamo risalire la nascita dell'arte medica in Occidente a Ippocrate, ma la cosa interessante è che Ippocrate, parte medicina scientifica, empirica, eccetera, eccetera, a un certo punto, quando non era in grado di dare una risposta ai suoi pazienti, li mandava in questo posto che era Epidauro. E Epidauro che cosa c'era? Vedete, no, non ho un puntatore, uso la mano come puntatore, quell'immagine in alto. Quella è una ricostruzione di Epidauro, dove poi andremo a vedere in dettaglio, ci sono alcune strutture architettoniche, se vi capita ancora di andare adesso, la parte meglio conservata è quella del, guarda caso, quella del teatro. È un teatro che ha un'acustica fantastica, si dice che lasciando cadere una monetina al centro potete sentire il suono anche se state sulle scalinate. Ora, anche in Occidente, anche nel nostro Mediterraneo, non così tanti anni fa, il teatro, i simboli, il dormire, c'è una struttura che poi vedremo che si chiama Abaton, dove le persone malate venivano mandate lì a dormire e a sognare. Il sogno profetico era parte della terapia. Il libro sull'interpretazione dei sogni di Freud, il professor Fulcheri mi correggerà se sbaglio la data, però risale al 1900. Ma ben più antica era la storia legata al potere del sonno e del sogno. In Occidente poi a un certo punto tutta questa cultura, c'è un primo libro che racconta, se volete è il primo diario psicosomatico, cioè la storia di un paziente che racconta il suo andare a Epidauro e il suo soggiornare in questo luogo e dettaglia giorno dopo giorno, come se stesse in una struttura di cura, che cosa succedeva. Questo libro sono i Discorsi Sacri di Elio Aristide, che era un retore, e se qualcuno di voi ha voglia o soffre un po' di insonnia e non ha un terapeuta che lo accompagna, vi consiglio di leggere questo libro, un librino piccino, che però ci può un po' far comprendere la vita e che cosa lì si praticava. La differenziazione, la dicotomia tra mente e corpo lì aveva ancora da venire. Adesso, sempre di più ancora, attualmente, il modello biopsicosociale, cerchiamo di tornare a mettere insieme i pezzi dei quali ciascuno di noi sente che la propria vita è fatta. Noi abbiamo un pezzo fisico, un pezzo emotivo, un pezzo mentale, un pezzo familiare, un pezzo sociale. E anche se c'è qualcuno che si occupa di un organo, la nostra percezione, la nostra sensazione quotidiana è quella di essere un unicum e non delle parti divise. Ancora in quella slide, oltre ad Epidauro ci sono due altre immagini, per cui quelle due da basso. Io sono partita da Epidauro e sono andata, ho cercato di andare laddove queste pratiche, questo considerare l'essere umano nella sua totalità, nella sua, si diceva prima, complessità,
sono, diciamo, il cuore della cura. E quindi, come si dice in antropologia, il mio lavoro di campo, lavorare, il lavoro di campo vuol dire fare un lavoro con, all'interno delle comunità. In questo caso per me le comunità sono le comunità indigene sudamericane. Queste comunità fanno riferimento a quella medicina indigena di cui vi dicevo prima, di cui appunto poco è scritto perché si tramanda da padre in figlio o alcuni casi anche da madre a figlio o a figlia. In questi, ormai io sono una decina d'anni che lavoro in Sud America e per me l'interesse è sempre stato quello di creare ponti, cioè quello di mettere insieme, e oggi siamo anche qui per questo motivo. Abbiamo preso un po' come pretesto quello della coscienza, ma l'idea è di mettere insieme studiosi, medici, antropologi che osservano la realtà, la cura, il processo di guarigione da differenti prospettive, cercando di mettere insieme una tradizione o tradizioni molto antiche. Io vi racconterò quella amazzonica, il professore quella nordica, ma accompagnando questa ricerca non come semplicemente opera di analisi folclorica, ma andando a vedere, collaborando con medici, biologi, fisici, quali sono i meccanismi sottili che regolano questi sistemi di cura. Vi faccio un esempio che è un esempio abbastanza lampante. Quando io ho iniziato a studiare queste cose correva l'anno più o meno 97, e nel 97 parlare di agopuntura, che è una tecnica della medicina tradizionale cinese, cioè di inserire un ago in determinati punti, era considerato la stregua di andare dal mago, dalla maga o da qualcosa del genere. Oggi l'infissione di un ago, di un agopuntore, è considerato mano medica, ovvero solo un medico con delle competenze mediche può inserire un ago sotto cute. E questo è interessante perché se voi parlate con un cinese che pratica l'agopuntura, vi dice che quel punto lì può essere stimolato o con un ago o con pigiando, con la digitopressione, o usando diverse tecniche. La cosa importante è il punto, non è l'ago. In questo incontro tra una tradizione molto antica come quella della medicina cinese con il nostro sistema, si è creato questo malinteso. All'inizio era la medicina, l'agopuntura non esiste o comunque fa parte di queste pratiche senza efficacia, e oggi, dopo anni in cui ricercatori, in cui attraverso diverse macchine, pensate alla risonanza magnetica, piuttosto che siamo andati a vedere esattamente che cosa succede a livello nervoso mettendo un ago. A questo punto la macchina, noi siamo figli, l'Occidente è il figlio di San Tommaso, noi abbiamo bisogno di vedere e toccare. Quindi se vediamo una cosa o c'è una macchina in grado di farci vedere un qualche cosa che prima non esisteva, da quel momento in avanti quella cosa esiste. Questa è la filosofia o la storia della scienza, per cui attraverso la tecnologia noi riusciamo a fare questi passi avanti. Attenzione, le macchine hanno dei limiti, possono detectare alcune cose, ma sicuramente ad esempio per l'agopuntura è stato un passaggio importante, per cui oggi in alcune regioni, non so precisamente in questa, ma ad esempio in Toscana, l'agopuntura è praticata all'interno delle strutture ospedaliere. Io spero, ed è un po' anche il motivo non solo dell'essere qui, ma per cercare di portare avanti questa collaborazione, questa mettere insieme antiche tradizioni, antichi
curanderi, come vengono chiamati in Sud America, con scienziati, forse potremmo, chissà, migliorare anche nel modello occidentale il nostro sistema di cura. Un'ultima battuta su questa slide. Per fare tutto ciò ci siamo un po' impegnati per creare un luogo. Gli indigeni mi hanno insegnato che le trasformazioni passano attraverso la creazione di una casa. La casa è un luogo, un riferimento, un punto a cui tutti accedono. Senza una casa il rischio è di disperdere la conoscenza e di disperdere le persone, perché poi sono le persone che attuano le trasformazioni. E quindi io sono torinese di nascita, la mia casa universitaria sta a Genova. A Genova c'è un museo di etnomedicina. Vi ho già raccontato che cos'è la medicina, ve lo dico anche oggi. Questo museo ha raccolto e raccoglie tuttora una settantina d'anni di viaggi fatti da questo medico il cui cognome è Scarpa, per cui un medico nato all'inizio del Novecento, che poi, bontà sua, aveva un po' di denari da parte della sua famiglia, per cui al posto di fare il medico ha viaggiato e, se ci pensate bene, si chiamava Scarpa, poteva viaggiare. E questa, dopo Pistolotto, direi che possiamo fermarci qui. Questo medico ha viaggiato per tutto il Novecento, andando a recuperare. Abbiamo nel museo anche uno strumento utilizzato per la taranta, quindi che viene di qui, ma abbiamo anche reperti, dei filmati, delle immagini che vengono, non so, dall'India piuttosto che dalla Cina, piuttosto che dal Sud America. Tutto questo, quello che l'ha sempre accompagnato era quello di dare dignità a ciascuna pratica, che è un qualche cosa che un po' ci siamo dimenticati, no? Quando si parla di alcune pratiche vengono considerate appunto come magia, quando non capiamo come funzionano diciamo sono magia e lo diciamo usando una connotazione negativa, dispregiativa. Quello che invece ha fatto Scarpa è stato proprio quello di viaggiare, studiare e portare in Europa. Di musei del genere in Europa non ce ne sono, ci sono musei di storia della medicina, ma centrati così sui diversi sistemi di cura non ne abbiamo. Pertanto l'UNESCO ha riconosciuto il valore di questo patrimonio e a Genova in questo momento c'è una cattedra UNESCO che ha nel suo cuore giusto appunto queste pratiche antiche. Ripeto, non come studio semplicemente storico o folclorico, ma con la prospettiva di rianimarle, cioè di dare di nuovo loro dignità e anima. Anima è un concetto che in questi giorni già abbiamo usato e utilizzato, anzi, e che utilizzeremo ancora domani. Fare anima è un concetto che anche in psicologia è un concetto importante. Vorrei raccontarvi, io cercherò di essere breve, però mi hanno dato mezz'ora e quindi portate pazienza, spero di non tediarvi troppo. Le cose di cui vorrei parlarvi oggi sono giusto appunto l'antropologia della salute e della malattia, che sono la cornice rispetto al tema centrale di questa chiacchierata, l'etnomedicina, le medicine tradizionali, un focus sulla coscienza e poi, se avete la pazienza, arriveremo alla fine dove vi farò vedere un video che è un video riassuntivo del lavoro fatto, anzi non fatto, che sto facendo con altri colleghi in Amazzonia. L'etnomedicina è
è qualcosa che ha... Scusate. Ok. L'etnomedicina è antica, da sempre l'uomo, da quando è comparso sulla terra, da sempre ha utilizzato i rimedi derivanti dai minerali, dalle piante e anche dagli animali per curarsi. Quella che vedete a destra è un'immagine del Museo di Genova. E come vedete in ciascuna di queste teche di vetro ci sono questi oggetti che arrivano dai quattro angoli della terra. Molti di questi oggetti non fanno riferimento solo alla cura, ma fanno riferimento anche alla prevenzione, ovvero non era in alcuni sistemi, quello cinese o anche quello indigeno di cui io vi parlerò, hanno come focus non tanto la cura, ma quello di mantenere l'individuo all'interno del suo sistema di riferimento, del suo sistema sociale, di mantenerlo in salute. Questa è un'immagine che abbiamo al museo di cui vi racconto la storia perché è divertente. Questa immagine raffigura una fonte presente a Bali. Voi sapete, Bali è un'isola dell'Indonesia che è meta oggi turistica. Ma Bali, che Scarpa ha visitato negli anni 50, Scarpa lavorava così, arrivava in un luogo, ci cioè arrivava con la barca perché non era così facile viaggiare con gli aerei, e prendeva contatto con le persone che vivevano nel luogo ed erano loro a indirizzarlo verso le pratiche di cura, perché talvolta le pratiche di cura non sono così alla luce del sole, talvolta sono un po' delle pratiche sotterranee. E allora, stando e vivendo in questo luogo, in questo caso a Bali, a un certo punto gli parlano di questa fonte. In questa fonte venivano mandate le persone con problemi di nervi, con problemi di salute mentale. Allora, Scarpa, che va lì, parla con alcune persone, però la cosa che più lo interessa è che tutti in questa fonte o ci si bagnavano o bevevano l'acqua. Allora, da bravo, lui era un medico, aveva una formazione scientifica e una formazione umanistica. Allora, la sua formazione se vogliamo più scientifica, no? Quella dell'analisi, quella del laboratorio, che cosa ha fatto? Ha preso dell'acqua, un paio di taniche d'acqua, e le ha portate a Genova, cioè è rientrato, e la cosa che ha fatto è stato quello di farle analizzare. Le ha fatte analizzare e noi abbiamo c'è ancora questo reperto storico con l'analisi dell'acqua, e quell'acqua lì si differenziava dall'acqua, diciamo, dall'acqua normale che utilizzavano da altre parti, perché aveva una percentuale di litio molto alta. Al che lui scrisse un primo articolo sulle possibili proprietà benefiche del litio. Questo articolo, che ovviamente funziona così, quando uno scrive un articolo scientifico lo manda a una rivista scientifica perché venga pubblicato e venga diffuso nella comunità. C'è ancora la risposta che fecero a questa proposta, per cui non c'erano brutte parole, ma più o meno l'articolo è stato rifiutato dicendo: noi non pubblichiamo pratiche o storie di pratiche primitive, cioè noi siamo una rivista, si direbbe oggi, di alto valore o pregio scientifico. Di lì a qualche anno fu scritto il primo, voi sapete, il litio è un, ancora oggi, mi corregga professore, è utilizzato in psichiatria.
adesso meno, però c'è stato un tempo in cui veniva utilizzato di più, e veniva utilizzato per la sindrome bipolare. Ma poco importa questo. La cosa interessante è che appunto il primo articolo fu poi pubblicato dal Karolinska Institute in Svezia, e di lì partì poi tutto l'utilizzo farmacologico del litio. Vi ho raccontato questa storia per dirvi noi abbiamo un po' la hubris, la tracotanza di pensare che il modello occidentale sia quello più forte, sia il migliore, ma non è detto che uno sguardo un po' più ravvicinato, magari un po' più curioso, magari che va un po' più in profondità, un po' oltre alla materia. Vedremo che nelle pratiche in America Latina, in Amazzonia, dove io lavoro, pratiche non così diverse da quelle che accadevano a Epidauro, il suono è parte della terapia. Ci sono alcune piante che sono particolarmente interessanti per alcuni stati che riescono a provocare. Insomma, vi ripeto, pratiche considerate folcloriche, se osservate da un'altra prospettiva, possono essere foriere di interessanti forse scoperte. Anche l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha un centro legato alle medicine tradizionali. Qui ci sono una serie di... L'OMS se ne è occupata dal 78 delle medicine tradizionali. Vi dicevo ieri che in questo momento il 70% delle persone sulla faccia della terra si cura con rimedi propri delle medicine tradizionali. Quindi non è proprio un fenomeno, può essere forse un fenomeno un po' più limitato da noi, ma sicuramente in altri luoghi, in altre realtà geografiche, sicuramente quello è un patrimonio decisamente importante per la cura. Ci sono una serie di personaggi legati all'etnomedicina. Marcel Mauss è abbastanza famoso perché ha scritto del dono. Ve l'ho messo perché questo lavoro che lui ha fatto sul dono, che tutti più o meno gli antropologi e non solo hanno studiato, il concetto del dono nelle medicine tradizionali è importante, nel senso che l'intenzione di chi cura è parte del processo terapeutico, ovvero non c'è solo il principio attivo della pianta o piuttosto che del rimedio, ma c'è un qualche cosa che coinvolge la relazione, che coinvolge l'intenzione di chi cura. Quest'altro signore qua, si chiama, il suo cognome è Devereux, dell'etnomedicina, ha studiato una parte che è quella della psicologia. Quando io ho iniziato a studiare antropologia non mi filava nessuno, adesso qualcuno in più, semplicemente perché i fenomeni migratori che negli ultimi tempi sono diventati estremamente difficili, ma hanno portato negli anni, negli ultimi 15 anni, prima in Francia, Devereux è un francese, poi anche da noi in Italia, un incontro-scontro non evitabile, ovvero al pronto soccorso arriva la donna cinese piuttosto che nigeriana, piuttosto che un'altra nazione, e l'incontro con i servizi, io mi occupo di salute, quindi con i servizi di salute, ma se pensate anche alla scuola, si sono dovuti in qualche modo incontrare con altri sistemi di rappresentazione della malattia, per cui il mal di testa della signora cinese ha un'altra significazione. La cultura plasma il corpo, la rappresentazione del corpo e la rappresentazione della patologia, per cui
I professionisti della salute si sono trovati un po' non impreparati, però sicuramente di fronte al non conosciuto. Per cui tutto questo che vi sto raccontando improvvisamente ha cominciato ad avere un certo interesse. Dove ora in particolare ha lavorato e si è occupato della salute mentale, ovvero di tutte quelle manifestazioni di disagio o di malattia a livello mentale che non trovavano posto rispetto alla psichiatria o alla psicologia occidentale. Vi ho raccontato prima di Epidauro, questa è la sua piantina, la sua mappa. Il rito di cura, come vi ho detto, faceva parte del nostro sistema occidentale, ovvero la presa in carico dell'individuo nelle sue diverse rappresentazioni era parte in questo luogo, era parte della pratica quotidiana. Che cosa c'era in questo Epidauro? Epidauro c'era quella struttura alta che è l'abaton, dove appunto le persone venivano mandate a dormire e a sognare, e poi c'era quell'altro spazio sottostante che è l'atolos, che era uno spazio circolare, vedete la sezione in basso a destra, quasi una forma labirintica. Carol Ichereni ha scritto parecchio di quello spazio, proprio perché all'interno c'erano degli animali che sono poi diventati parte del simbolo della medicina, ovvero in quel luogo lì c'erano dei serpenti, ovvero ti mandavano a dormire in un posto vicino a un labirinto sotterraneo che era pieno di serpenti. Ora, io lascio aperto la domanda e poi sarà magari, perché so che ci sono dei medici in sala e potremmo poi aprire un dibattito dopo. Però per dirvi, questo è Epidauro oggi, ci sono alcuni strumenti chirurgici per cui si praticava anche la chirurgia, ma si praticava una forma antica, se volete, di psicanalisi. Il teatro, la tragedia, il narrare la propria tragedia personale di malattia, il rappresentarla con altre persone era parte della terapia. Nelle società tradizionali chi è il medico, chi è il terapeuta? Il terapeuta ha tutte queste funzioni. Armonizza il gruppo sociale, catalizza il catalizzatore, è un enzima, ovvero favorisce quella relazione di guarigione nel malato, ha dei saperi, è il difensore delle tradizioni, più che difensore, se volete ancora meglio, è colui, è il depositario delle tradizioni ed è il custode dei rimedi. Vedrete poi in Amazzonia, l'Amazzonia è la più grande farmacia che noi abbiamo, cioè voi passeggiate per un metro quadrato, in quel metro quadrato dicono esserci almeno 150 diverse specie, vegetali, muschi, quindi quello, ed è anche il motivo per cui molto interesse c'è anche da parte del mondo scientifico, delle case farmaceutiche, possiamo dirlo, rispetto a questi luoghi. Ma c'è una differenza: noi andiamo cercando il principio attivo, ovvero quello che, ripetendo l'esperimento, possiamo dimostrare avere un'efficacia. Il rapporto con la natura, il rapporto con il rimedio, il rapporto col fitocomplesso da parte di chi detiene quei saperi è un po' diverso, cioè il rapporto tra uomo e natura
in questo caso tra natura e chi utilizza la natura per curare altri esseri umani è un rapporto un po' diverso. Questo, per dirvi, è una foto fatta in Brasile. Lui è un curandero di una tribù che sono gli Yanomami, che stanno al confine tra Brasile e Venezuela, per cui vedete che nel fare la diagnosi non si usano degli strumenti, ma ci sono alcuni punti. Se volete, ripeto, la medicina tradizionale cinese ne sappiamo tantissimo. Di queste forme, che sono antiche, forse ancora più antiche dei sistemi indiani, del sistema indiano e cinese, poco sappiamo. La cosa interessante su cui vi chiederei di soffermare, oggi non è qui con noi Carlo Ventura, che è un cardiologo, il signore con la maglia nera, che è colui che cura, ha la magliettina alzata, cioè nel senso che il rapporto tra cuore e cuore deve essere, non ci devono essere ostacoli. Questo è interessante, per cui il tema della, se voi parlate di coscienza con oggi, tutti fanno riferimento, la maggior parte degli studiosi fanno riferimento alla mente. Noi siamo un po' figli, pensiamo che la parte più importante di noi sia la mente. Ci sono altre culture dove il primum movens, il centro, non è tanto nei piani alti, ma scende un po' e passa attraverso il cuore, ma non in un'accezione romantica, ma forse il prossimo secolo sarà il secolo del cuore, se non ci arriviamo già in questo. Il campo elettromagnetico più forte, più potente che noi abbiamo, che un essere umano ha, è quello cardiaco, e non lo dico io, lo dice la scienza. Quindi vale la pena porci un po' l'attenzione. In queste comunità indigene sempre ci sono come dei denominatori comuni. Denominatori comuni, questo sono delle foto che io ho scattato in Messico. Io negli ultimi anni ho lavorato e lavoro tuttora in Messico e in Perù. Sempre trovate, al di là dei simboli e delle raffigurazioni, trovate due elementi importanti su cui io mi sono un po' concentrata, che sono i suoni, il canto, e poi ci sono alcune piante. C'è una fitoterapia, vi dicevo prima, dell'Amazzonia cospicua, ma poi ci sono alcune piante che sono piantine più, che stanno un po', se pensate di metterle in una piramide, stanno un po' in cima alla piramide. Infatti vengono chiamate piante maestro. Vengono chiamate piante maestro perché possono, a prescindere da quella che è la malattia, a prescindere da quello che è il disagio che la persona porta, sono in grado di portarti a un livello di conoscenza, o se volete coscienza, un po' diverso. Una di queste piantine la vedete lì, quella piantina è una cactacea, è un cactus, ed è chiamato peyote. Delle piante maestro l'Occidente si è interessato. Il problema è un po' questo, che nella traduzione da pianta maestro qui sono diventate, molto spesso mi dicono, ma tu ti occupi di droghe? Dico no, mi occupo di piante maestro, hanno un principio attivo, anzi ne hanno di più, ma quello che a me interessa è lo studio delle piante all'interno di quel contesto. Però non posso dimenticare che effettivamente la considerazione è questa, cioè nel senso che sono piante che vengono inserite in un tabellario del Ministero della Salute, che è la cosiddetta tabella 1, dove dentro ci sta la cocaina, ci stanno tutte quante.
Allora, questo è un bel problema ed è un problema nel momento in cui traduciamo parole, concetti da un sistema di cura di un tipo a, al nostro occidentale, ovvero perdiamo parte di quella che è la, la cornice dentro, dentro cui si colloca. Una pianta maestro che viene utilizzata attraverso il canto, qui diventa semplicemente un principio attivo. Un esempio per tutti, la coca. La coca è una pianta delle Ande, quindi delle montagne del, del Perù, della Bolivia. Nel momento in cui ha incontrato l'Occidente, ha perso qualsiasi senso e significato ed è diventata quella che tutti conosciamo come cocaina. Quindi solo fuori da un contesto rituale, fuori da, un, da, da quello che vi ho raccontato fino ad adesso, la pianta perde completamente il suo senso e significato. Ancora un'altra, un altro luogo in, in Messico, in questo caso non, sono, non è una pianta, è una pianta un po' particolare, sono dei funghi. I funghi contengono la, la psilocibina e nuovamente attraverso l'utilizzo di queste sostanze il guaritore, dottore, mediatore, sciamano, chiamatelo come volete, secondo il vostro, come vi suona meglio, si può arrivare a, a, un, a una conoscenza, a una consapevolezza rispetto al proprio stato di salute o malattia. Il, ancora un, questo ve lo faccio vedere perché è interessante, a Torino c'è una fondazione che è la Fondazione ISI, che con il King's College, che è un centro di ricerca assolutamente d'avanguardia e di punta a Londra, ha studiato, si dice in doppio cieco, per cui né chi sperimenta né chi utilizza un rimedio o una sostanza sa che cosa succede, hanno studiato la psilocibina, ovvero quella sostanza contenuta nei funghi, con persone depresse. Il professor Fulcheri prima diceva sarà l'anno del, sarà, anzi è il tempo della, della depressione. I soggetti che sono, stati studiati con risonanza magnetica erano soggetti con depressione. Ebbene, quelle che il cerchio che vedete sulla, sulla vostra destra con tutti quei fili sono le connessioni tra le diverse aree cerebrali. Le diverse aree cerebrali stanno sulla, sulla circonferenza. Ovvero, che cosa succede? Che utilizzando quel rimedio, quel, la psilocibina, quello che viene, quello che si modifica sono le connessioni tra le diverse aree cerebrali. Quello dall'altra parte è il gruppo di controllo, per cui hanno assunto non la psilocibina, hanno assunto un'altra sostanza inerte. Quindi, quando si dice che noi siamo reti di reti, siamo matrici, e che alcune sostanze come, come questa, che cosa vanno, vanno a fare? Vanno semplicemente ad amplificare le nostre connessioni. E se volete il nostro livello di consapevolezza o di coscienza forse passa di lì. Io vado un po' veloce perché voglio farvi vedere, queste sono le immagini del, invece del, del lavoro fatto in Perù, che è un luogo particolare a cui afferiscono persone malate da, da, dall'Occidente, quindi dal Canada, dal, dall'Europa. E in questo luogo, che per me è interessante perché vengono messi insieme che cosa? Un'acqua particolare, per cui c'è un'acqua che bolle a 90 gradi, ci sono delle piante particolari e ci sono i suoni, ci sono i canti. Quando si prepara un rimedio la pianta viene cantata e quando si somministra un rimedio la, la somministrazione avviene attraverso il canto. Ora, potrebbe essere un caso. National Geographic ha dedicato, ha dedicato un intero numero a questo luogo.
proprio chiamandolo i segreti dei guaritori, proprio per cercare di, con un occhio, se volete, un po' più scientifico, andare a vedere che cosa gli succede. A tirar giù le note che vengono cantate, mi interessava vedere che tipo di tonalità musicale poteva essere utilizzata. La tonalità distingue intanto un colore. Nel mio sistema la tonalità usata in questo canto si può definire si bemolle. Ora, è molto interessante perché il si bemolle corrisponde ad un colore particolare, ad una frequenza che mi riporta all'oro. Ed è una frequenza particolarmente forte, collegamenti con la parte più alta, definita l'astrale superiore, e quindi è anche maschile, fortemente maschile. E vinto questo, ho visto che il canto utilizzava solo 5 note, una scala pentatonica. Ora, la scala pentatonica è antichissima, era utilizzata dai cinesi, è utilizzata in determinati raga dagli indiani quando devono portare una certa gioia. È un'informazione. Queste note vengono ripetute con un ritmo e poi c'è una pausa. Allora, vediamo un po'. Allora, ya ra ra ya ra 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 ni ri 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 ro re re. Pausa. No, è importante. Perché io mi sono cercato di analizzare, cioè quindi di vedere perché c'è questa pausa. La pausa è fondamentale per passare l'informazione. Perché se io continuo a darti un'informazione, tu non la assorbi. E poi pausa un po' più breve, poi è cambiato, è andato giù. E che cos'è questa parte? Se io lo dovessi accompagnare, lo accompagnerei con un'altra tonalità. Se prima era poi per me è un po' bassa, quindi io devo cantare l'ottava sopra. Diventa una tonalità minore. Prima era maggiore, luce, e poi è ombra. Che cos'è l'aspetto interessante? Che questa pianta si scompone in due parti, una maschile e una femminile. Straordinario. Ma che cos'è la forza? Che noi occidentali avremmo utilizzato una tonalità con più note e avremmo passato un'informazione più complessa. L'informazione che questo canto dà è estremamente semplice: con 5 note ti dà la possibilità di fare sia il maggiore che il minore. In più, questa tonalità minore che parte dal sol, to re do ri 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 ri, è abbinata al colore giallo. Ora, il colore giallo ha due aspetti: lavora su questa fascia, questo chakra, quindi stomaco, fegato, e lavora sulla mente, sulla testa. Incredibile, no? Anche qui l'informazione viene passata e poi c'è la pausa. All'inizio le informazioni sono più lunghe. Allora, e poi la ripete un'altra volta, la maschile. Poi. Poi. E ancora una volta, ne fa una in più per il femminile. Poi pausa. Poi riprende. Via via che riprende, l'informazione diventa sempre più compatta. Non è più così lunga, ma fa
maschile, femminile, maschile, femminile, sempre più compatta. Alla fine ribadisce il concetto, ma che cos'è importante? L'utilizzo di queste note. Allora vuol dire che queste note sono il codice attraverso cui lui dialoga con la pianta. Questo canto, qualcuno c'era ieri, quindi ha sentito, ma per chi non c'era, il suono è in grado di informare, cioè crea delle vere e proprie forme che interagiscono. Non dimentichiamo che c'è l'acqua di mezzo e l'acqua è un veicolo importantissimo per passare l'informazione. Quindi lo sciamano cosa fa? Canta prima la melodia alla pianta e quindi passa un codice, poi canta la melodia al paziente e quindi apre quei canali attraverso i quali il codice può passare. Tratta esattamente l'essere umano come tratta la pianta. Ma la cosa bellissima è che alla fine soffia, il soffio divino. Porta la sua energia e l'intenzione nella pianta. Se la facessimo meccanicamente non funzionerebbe. È l'intenzione, il cuore dello stregone o dello sciamano in questo caso, che sviluppando un campo, come diceva giustamente, il cuore sviluppa un campo elettromagnetico 5.000 volte più potente di quello che sviluppa la mente, ma ci rendiamo conto? È col cuore che viene trasmesso con questa energia potentissima indirizzata nella tonalità che è la visione precisa, il chiodo che si pianta, si bemolle è il maschile che entra. Questo è stato, io non dovevo esserci qui, perché sostituisco il professore Ventura, Carlo Ventura, col quale collaboro anche, adesso stiamo facendo un lavoro, anche se ultimamente tutti e due troppo impegnati non ci siamo visti, ma l'idea era di informare delle cellule staminali attraverso dei codici sonori. Una cosa molto bella che ultimamente, lavorando col mio sistema, di cui mi sono reso conto, è che un suono non informa. Un suono non ha la capacità di informare, perché è come, cioè le cellule sono come noi, se io ti dico guarda che, non ti passo un'informazione, ma se dico guarda che è meglio che chiudi la porta se no stai nella corrente, io ti passo l'informazione attraverso cui tu poi vai a chiudere. Te la posso passare con parole diverse, ma alcune parole sono importantissime perché l'informazione venga passata. Ecco che questi suoni in melodia formano la frase e sono l'informazione che viene movimentata, lui una volta li usa in un modo, poi li usa in un altro, passa l'informazione al maschile e al femminile, muove le energie, queste energie vengono trasferite attraverso la sua forza, la sua convinzione, il cuore unito con la mente che diventa intelletto, alla pianta, vengono trasmesse alla persona che diventa l'aspetto, in questo caso, assorbente. Quindi che cosa fa? Cantando crea dei buchi. Questo è quello che io penso profondamente. Crea dei buchi attraverso i quali questa frequenza della pianta entrerà ed è potentissima ed efficace ed entra attraverso il principio che la potenzia, che è l'acqua. Ecco, mi sono divertito un po' in tempi brevissimi, come dicevo, perché però è stato utilissimo. Io ringrazio anche Tania che mi ha passato queste musiche, perché sono riuscito proprio a comprendere come la scala pentatonica abbia un potere straordinario e sempre, anche l'altro canto era in scala pentatonica, tutto quello che è stato fatto è in scala pentatonica, come se alcune note dovessero essere eliminate perché possono creare dei compromessi, le ambiguità dell'Occidente, scusate, e che vengono bandite ed erano anticamente bandite in molte culture, per esempio
nell'antica cultura musicale cinese la scala era pentatonica. È interessante. E come mai i cinesi, e anche lì, in Amazzonia vengono usate queste scale? C'è forse un trait d'union, un collegamento ancestrale, antico, attraverso il quale forse gli esseri umani dialogano profondamente. E questa è stata la mia esperienza, incomincio a darvi questo, poi magari andando avanti trasferiremo altre informazioni e vi ringrazio. Grazie. Voit pitää tämän englanniksi ja latinaksikin ehkä. Cari amici, non vi spaventate, parlerò la mia lingua madre, potevo parlare in inglese oppure anche in latino, ma ci tengo proprio a usare la mia lingua madre. Minä haluaisin kiinnittää huomiota tähän ensiksi tähän etnomedisiinan alaan ja toiseksi etnomusikologian alaan. Ne molemmat ovat hyvin tärkeitä asioita. Sono di fondamentale importanza sia il campo dell'etnomusicologia che etnomedicina. Ja nyt juuri näiden keskustelujen pohjalta, joita on ollut italialaisten kollegojen kanssa eri yliopistoissa, niin sellainen uni saattaa toteutua, että Suomeenkin tulee etnomedisiinan professuurit ja opetusta enemmän kuin tähän asti. E davvero con le ali della speranza, di questo anche grande aiuto e collaborazione con l'Italia, si potrebbe avverare il grande sogno che anche in Finlandia si potesse essere l'insegnamento di etnomedicina nella formazione dei medici. Minulla on Suomessa nyt sellainen tehtävä, että minä olen neuvonantajana näissä arktisissa kysymyksissä hallitukselle ja sitten omassa yliopistossani ja aion esittää tätä tapahtuvaksi Suomessa. Oltre a altri suoi ruoli, in questo momento è un consulente nel governo per quanto riguarda le questioni sull'Artico e intende a proporre al governo questa proposta. Ja mitä tulee sitten tähän etnomusikologian alaan, niin se tulee tietysti lähelle tätä etnografiaa ja omaa samaanien ja laulajien tutkimusta. Ovviamente il campo di etnomusicologia si avvicina poi molto a quello che è il suo campo dell'etnografia e dello studio dello sciamanesimo. Minulla on nämä kolme kirjaa tuolla, josta näkyy, mitä olen tehnyt, ja niitä voi ostaa täältä. Ja ne koskevat shamaaniutta, karhukulttia ja sitten epiikkaa, eeppistä laulua. E ci sono anche tre libri tradotti in italiano che potete anche consultare qui di là, e trattano soprattutto quelli che sono i suoi temi principali, che è lo sciamanesimo, il culto dell'orso e l'epica, il canto epico. Ja täällähän nähtiin, oliko se eilen, oli mahdollista katsoa tätä videota, joka kertoo Voyages Beyond kahdesta shamanista, jotka ovat laulaneet minut pojaksensa. E ieri abbiamo visto un film fatto sulla mostra che si chiama Voyage Beyond, il viaggio oltre, che porta dei reperti che il professor Pentikäinen ha ricevuto da due donne sciamane con cui ha vissuto per lunghissimo tempo, che l'hanno cantato come figlio e gli hanno poi regalato, una volta che sentivano che sarebbero andate al di là, hanno regalato poi i loro oggetti, e questo filmato era sulla mostra. Ja sen lähemmäksiään ei voi päästä, ja se laulu kävi kyllä suoraan ytimeen. E questo canto che l'ha fatto diventare il loro figlio è veramente entrato nel midollo di ogni sua cellula, e sicuramente nessuno può avvicinarsi più a un'altra persona se non come in una forma che qualcuno ti canta come suo figlio. Minulla on ollut onni työskennellä sellaisissa yhteisöissä, jossa ollaan shamaaniuden kehdossa. Äidinkieli on shamaanien kieli, ja shamaan on näissä kielissä oma sana.
E lui è stato molto fortunato a poter lavorare con lo sciamanesimo, che lui chiama proprio come lingua madre. Tra l'altro, come informazione, lui ha coniato il termine, veniva detto in inglese shamanism, invece lui ha coniato il termine che oggi viene usato, shamanhood, nel senso che è una visione del mondo, una modalità di vivere, con una come lingua madre. Etnomusicologisesti yksi tärkeä löytö, joka on tehty, on se, että tämän laulun rytmi on sama Amurjoelta Atlantin rannalle. È una cosa interessante a proposito di musica e di ritmo, è che lo stesso ritmo è assolutamente uguale dalle coste di Amur e mistä mihin? Amurjoelta sieltä tyyneltä valtamereltä Atlantin. Dall'oceano Pacifico fino all'Atlantico e il ritmo è sempre uguale. Niin silloinhan se rytmi on vanhempi kuin kieli. E questo significa che il ritmo allora è ancora più antico della lingua. Ja tässä ollaan asian avainkysymyksessä. E questo è un punto chiave della questione. Ja kun kuunteli tuota veden ääntä ja laulua, niin shamanien tapana on sanoa, kun jotain tärkeää he esittävät, nyt minä lähden joelleni ja ottavat minut mukaansa. E quando lui prima ascoltava il suono dell'acqua e del canto che prima si sentiva, mi è venuto in mente queste parole che molto spesso lui ha sentito dire quando stava per accadere qualche cosa di importante, che lo sciamano diceva: ecco, io adesso prendo la mia barca e vado nell'acqua. Minä sanoisin, että on eri asia ne kielet, joissa shamani on shaman, kuin ympäri maailmaa olevat parantajat ja laulajat, joiden kulttuurissa on samoja piirteitä, mutta ei ole tätä käsitettä shaman. Lui vuole fare una distinzione per quanto riguarda i curatori, i cantori di altre tradizioni che hanno delle cose in comune con gli sciamani, ma che magari non si dovrebbero chiamare sciamani se non ce l'hanno nella loro lingua d'origine, perché non è completamente uguale. Ja se, mitä se tarkoittaa tämä shamani? Se tarkoittaa yksi ihmistä, miestä tai naista, joka muistaa, joka laulaa kansansa muistit ja parantaa kansansa sairaudet. Allora, lo sciamano, che cos'è? Che cos'è? È una donna o un uomo che ricorda, che tiene in memoria i ricordi del popolo, li canta e cura le malattie del suo popolo. Ja tämä on hyvin tärkeä näkökulma. Shamaani on eeppinen laulaja, suullisen perinteen laulaja. Hän saattaa olla myös itkijä, joka itkuissa johtaa ihmisen tai vaikkapa karhun tuon puoleiseen, eikä hän palaa takaisin. Lo sciamano, io scrivo, ma poi senza gli occhiali non leggo cosa ho scritto. Lo sciamano è un cantore epico che canta i canti tradizionali e soprattutto è anche piange fortemente e con questo pianto accompagna un orso o un uomo nell'aldilà da cui non torna più. Ja siksi mä olen kirjoittanut tämän kirjan Kalevalan mytologia, koska haluan, että tästäkin epoksesta kuuluu shamaanien ja myös naisten ääni. Allora, haluatko, että puhun ihan lyhyesti? Joo. Okei. Okay. Allora, abbiamo fatto diverse conferenze insieme, per cui faccio un piccolo riassunto di quello che è il Kalevala, il lavoro che lui ha fatto con l'epos nazionale finlandese di Kalevala della mitologia. Allora, lui sta riportando con anche una grande fatica
perché non tutti gli ambienti accademici o chi studia il nostro epos nazionale, che in qualche modo ha contribuito a far crescere il nostro spirito nazionale, il grande Finlandia, noi abbiamo un grande epos di guerra, eccetera. Allora lui ha cercato di, sta cercando di purificare e farlo ritornare quello che era, che quello che era in realtà una raccolta di canti epici degli sciamani, e soprattutto era un epos delle donne, quindi non era un epos di guerra, di conquiste, ma di donne, di canto e di incanto. Ja nyt minä pyydän Katjaa lukemaan tämän Elias Lönnrotin Kalevalan tekijän tyttären runon suomeksi, ja sitten se tulee italiaksi sitten. Okay. Lui, ogni volta che si parla di questo nostro epos nazionale, lui desidera che sia una finlandese che legge una poesia che è scritta dalla figlia di chi ha raccolto questi canti epici. Katja lo leggerà in finlandese, molto breve, e io lo leggerò poi in italiano. Hey, Katja, tos... C'è questo anche? Questo se vuoi, meglio. Jos kaikki ruusut kuihtuikin ja lehdet lensi tuulihin, jos vaikka sammuis päivä pois ja yksinäinen tieni ois, mä tyydyn hiljaa vaieten, sä Herra varmaan tahdoit sen. Se tutte le rose appassissero, se le foglie volassero nel vento, seppure il sole si spegnesse, e solitaria fosse la mia via, io felice sarei del silenzio, taciturna. Tu, Signore, avresti voluto così. Tämä Elias Lönnrotin tytär kuoli Siennassa ja hänen hautansa on siellä. La figlia di Elias Lönnrot, di questo raccoglitore, ha vissuto a Siena ed è morta a Siena. Eli mä haluaisin tätä seikkaa alleviivata, että shamanin laulussa kuuluu se luonnon rytmi. Lui vuole sottolineare il fatto che nel canto dello sciamano si sente il ritmo della natura. Ja on mielenkiintoista, että belugan valaan laulua osaa shamani. Per esempio lo sciamano conosce il canto della balena beluga. Ja missä shamani asuu siellä? Hän asuu vähän kauempana muista, jotta hän voi kuunnella luonnon ääniä. E lo sciamano vive sempre un po' più lontano dalla sua comunità, in modo che possa percepire bene i suoni e i ritmi della natura. Ja sinne he sitten minutkin vievät, ja olen näitä ääniä sieltä äänittänyt, ja sanoisin, että tämä genre on verraten tutkimaton, tämä luonnon äänten jäljittely ja niiden äänten huomioon ottaminen parantamisessa. Lui ha avuto la fortuna di vivere poi in questi luoghi ascoltando questi ritmi e suoni della natura, e li registrati veramente un gran numero. E lui dice che purtroppo è un genere ancora molto molto poco studiato, come questi voci, suoni della natura potrebbero essere utili nel campo della cura. Kuinka vanhaa tämä laulu saattaa olla? Hyvät kuulijat, minä tulen tänne Valle Camonicasta, jossa oli kalliotaiteen tutkijoiden kokous. Quanto è antico questa visione, questo uso? Lui arriva da Val Camonica, dove è stato in un incontro di kalliotaiteen di arte rupestre. Ja yksi studiosi di arte rupestre. Yksi tärkeä seikka on se, että ketkä ja miksi kallioita maalattiin. Allora, un punto importante, qui entriamo nel campo del suono, per quale motivo le rocce
e questi grandi roccioni venivano dipinti e scolpiti. Niissä maalauksissa näytetään esimerkiksi shamaanin lankeaminen loveen, jolloin hän muuttuu. Hän on ensiksi tanssiva ihminen, sitten hän on puoleksi ihminen ja käärme, ja lopuksi hän on käärme siellä pohjalla ja menee kuoleman valtakuntaan. Per esempio, in questi dipinti spesso ci sono delle immagini dello sciamano che parte dal livello umano, diventa metà uomo, diventa serpente, poi va sottoterra e va poi nell'aldilà. Se on tuossa Karhu-kirjassa on kuvaa tästä ja se kallio on 10,000 vuotta sitten maalattu. Per esempio questo immagine che ha raccontato è stato realizzato 10,000 anni fa. Silloin kun jääkausi loppui. Appena è finito l'età glaciale. Era glaciale. No, kuka nämä kalliot sitten maalasi? E chi li ha dipinti? Olen tullut siihen tulokseen, että se, joka tunsi parhaiten kansansa kertomukset, eli shamaani. E lui è arrivato alla conclusione che è stato colui che meglio conosceva le storie del loro popolo, e quindi lo sciamano. Ja niistä kallioista löytyy kämmenet, eli omistusmerkki, laulajan merkki. E questi segni del palmo della mano è un segno di possesso, un segno di possedimento di quel canto e di quella storia. Ja minä kokeilin tuon kallion äärellä, kuinka kauas se laulu kuuluu. E lui ha provato in alcuni luoghi dove ci sono queste roccioni, fino a dove la voce arriva, una volta che si sta lì vicino alla pietra. Ja se kuului 2 kilometrin päähän. E arriva fino a 2 chilometri. Sitä kallion seinää vasten. Se si urla, si parla contro questa roccia, arriva a 2 chilometri. Eli tässä me nyt olemme taiteen lähteillä ja laulun lähteillä ja rytmin lähteiden kautta. Quindi siamo. Ymmärrämme jotakin luomisesta. Quindi siamo nelle fonti della voce, nelle fonti dell'arte, nelle fonti del ritmo, e potremmo forse comprendere da qui qualcosa a proposito di creare e di creatività. Ja siinähän on se avainasia, tämä maailman kolmikerroksisuus. On ihmisen maailma, ylinen maailma ja alinen maailmalla, veden alla. E uno dei punti fondamentali della visione dello sciamanesimo è questa divisione in tre del mondo, quindi il mondo di sopra, quello dell'uomo e il mondo di sotto. Jos otetaan vaikkapa Ursa Major, Ursa Minor, Cassiopeia, sitten ihmisen taso ja alinen maailma. E poi sotto. Ja karhu hallitsee nämä kaikki. E l'orso è quello che domina su tutto. Ja siksipä tämä karhumyytti on pohjoisten shamanikulttuurien avainmyytti. Ecco perché il mito dell'orso è un mito chiave delle culture del nord. Karhun syntymä. Kuolema on karhun häät. Ylösnousemus, hän on täällä Ursus, Arctos Ursus, Maritimus Ursus Polaris, taivaalla Ursa Major, Ursa Minor, koska hän synnyttää. Qui a terra l'orso è Ursus. Quando muore ci sono le nozze dell'orso e diventa Ursa Maggiore. Per poi far nascere nuova vita. Ja tämä on suomalaisen epoksen perusidea. E questo è la base dell'epos, dell'epica finlandese. Ja myös monien muiden pohjoisten
arktisten kansojen. E anche di molti altri popoli dell'Artico. Koska he kaikki katsovat samanlaista taivasta. Perché tutti vedono lo stesso cielo. Ja osaavat muistista piirtää nämä tähtien merkit. E hanno memoria da poter ridisegnare i segni del cielo a memoria. Ja laulavat nämä kertomukset. E cantano questa storia. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä sukupuolen vaihto taivaalla maan päällä. E quello che non vi ho detto perché mi è sfuggito, quello che è interessante è che l'orso, o forse l'avete capito dal latino, che l'orso a terra è un maschio, sopra diventa femmina, per cui è il cambio del genere nel suo passaggio da uno stato all'altro. Ja mikä on sitten tämä perus eeppinen laulu? Se on karhun häät täällä maan päällä, kun karhu on surmattu. E il canto epico base è qui e il canto sulle nozze dell'orso quando è stato ucciso. Ja sen takia siellä kodassa on kehto siellä Boasso pyhässä paikassa, johon se lapsi syntyy, karhun pentu. Ecco perché in queste occasioni dell'uccisione dell'orso, quindi del nozze dell'orso, all'interno della casa, della tenda degli abitanti c'è una culla che è nel posto più sacro di questa tenda. C'è una culla per il bambino che poi nascerà, per l'orso che nascerà. Ja sitten kun lasta tuuritetaan uneen, niin lauletaan karhun virttä. E quando poi il bambino si fa la ninna nanna bambino è una canzone sull'orso. Ja linnustakin nuukun nurmi lintu väsy kun mie väsytän. Väsy västä räkki, tuollon sinun hyvä olla tuonen tutuilla tuvilla. Kainalossa oman karhun. Sono professoressa della cultura e salute della Università di Turku, Finlandia, e io ho un centro della ricerca della cultura e salute nella Università di Turku. E questa presentazione è un progetto del centro. E voglio presentare un progetto che è delle confini del coscienza. Siis tämä on, osa Suomen Akatemian tutkimushanketta ihmisen mieli. Allora, c'è un progetto nazionale dell'Accademia finlandese, molto grosso questa ricerca, che si chiama la mente, e questa ricerca che si sta occupando è una piccola parte di questa ricerca. Joo. Ja tässä tutkimuksessa me kysymme ihmismielen mahdollisuuksia tutkia ihmismielen rajoja, monikulttuuritutkimuksen lähtökohdista, mutta poikkitieteellisessä asetelmassa, missä on 6-7 tutkijaa. Okay. La loro domanda, il loro oggetto di ricerca sono i confini della mente, i confini della coscienza. Ed è una ricerca pluridisciplinare, anche se attraversa comunque il tema dell'arte e della cultura sono fondamentali, però ci sono diversi ricercatori all'interno di questa. E quindi prima c'era, mica se mi vuole, se non lo sento, mieli e toi. Siis mieli ja toinen.
si chiama? Perché ha un nome molto interessante. Okay. Mind and other. Okay. La mente e l'altro. L'altro. La mente e l'altro si chiama questo progetto. Progetto. Ja tarkoituksenamme on tutkia ihmismielen toimintaa sen rajoilla. E l'obiettivo è di fare ricerca sul funzionamento della mente quando è ai suoi confini. Ja tutkia ihmisten kokemusta toiminnan ja ajatellen ihmismieltä intersubjektiivisena sillä tavalla kuin tänä aamun paneleissa okay. on puhuttu. E poi fanno la ricerca per quanto riguarda l'esperienza e l'attività delle persone da questo punto di vista, ma da un punto di vista dell'intersoggettività, cioè uno scambio continuo, dialogo, confronto tra le persone. Ja emme ajattele, että ihmismieli olisi täällä näiden rajojen sisäpuolella päässä. Non pensiamo che la mente sia confinato all'interno della testa del nostro encefalo. Vaan että se ulottuu vuorovaikutukseen, jossa sitten on erilaisia kulttuurisia ja historiallisia ja muita tasoja. Ma che va oltre in un'altra dimensione sul livello culturale, storico, quindi non finisce all'interno della testa dell'individuo. Ja sitten meidän lähtökohtamme on ottaa vakavasti ihmisten omat kokemukset siitä, siis heidän omat, emme kysy minkään tavallaan tieteellisen eksperimentin keinoin, vaan kysymme, mitä ihmiset itse kokevat ja ajattelevat. Quello che è un punto fondamentale anche è che non fanno una ricerca tra virgolette scientifica, ma anche sì, ma partono, l'importante è l'esperienza delle persone, quindi partono dalla loro esperienza, dalla storia che loro raccontano della loro esperienza. Ja sillä tavalla olemme kriittisiä kulttuurin tutkijoita, koska haluamme ajatella Michel Foucault, tämän subjugated knowledge, siis alistetut tietomuodot. Subjugated knowledge ajatuksen tuoda historiaan ja tutkimukseen ne tietomuodot, jotka yleensä on siirretty syrjään ja toiselle puolelle sitä rajaa mitättöminä ja merkityksettöminä. Allora quello che conta per loro è di dare un po' seguendo il tema di Foucault a proposito di forme di coscienza sottomessi si chiama forse in italiano, dargli vedere che cosa può portare di nuovo, di buono, di interessante. Ja silloin me emme ota kantaa siihen, että onko ne totta vai quindi ei. Loro non si chiedono se sono vere o non sono vere. Joo. Se on se lähtökohta. Ja meillä on 6 osatutkimusta ja 6 tutkijaa. Mä voisin laittaa sen mainittu. All'interno della questa ricerca ci sono 6 diversi tipi di ricerche con 6 ricercatori. Mm. Can I go back to siis mä haluaisin sen web pagein nyt, koska siinä on se. Ihan miten sä katsot. And siis meillä on internet-sivusto Mind and Other, ja siellä on kerrottu, nyt se tulee tuohon, siellä on kerrottu tämä meidän projektimme, kiitos. C'è anche il sito Mind and the Other e qui viene raccontato il progetto. È in finlandese e anche in inglese, quindi chi poi lo vuole andare a vedere, quindi potete vedere. Non l'italiano. E siamo qua, Maria-Liisa Honkasalo, Kirsi Kanerva, Jyrki Korkeila, Karina Koski, Susanne Odal e 2 altri. E ci sono questi nomi, erano nomi finlandesi che lei ha elencato, che fanno parte di questa ricerca. Joo. Ja mun oma tutkimus liittyy, tai siis se liittyy possessioon Afrikassa ja siihen, että miten on mahdollista ja millaisten tieteellisten mielen järjestelmien ja mielen käsitteistöjen ja teorian kautta on mahdollista ajatella yhtäaikaista läsnäoloa esi-isien ja tällä hetkellä elävien kanssa välillä. Il suo tema specifico è quello sulla possessione dalle culture africane
E la domanda è se è possibile pensare una forma mentale in cui abitano, coesistono realtà, individui o mente degli individui che non esistono più insieme alla persona posseduta. Ja tämän tutkimuksen perusidea oikeastaan lähti mun kenttätyöstä Afrikasta. Ja tämä on tämmöinen afrikanistinen perspektiivi länsimaiseen mielen teoriaan, jos tätä nyt jotenkin voi sanoa. E questo ha avuto questa ricerca anche perché ha fatto delle ricerche sul campo in Africa su questo tema e quindi sul da questa prospettiva della mente africana, se così si può dire, sullo studio della mente occidentale. Koska siellä on mahdollista, että esi-isät possessoivat, esi-isät mitä tahansa sukupuolta possessoivat naisia, naiset tulevat naisten ruumiisiin ja kertovat, te tiedätte varmaan monet tästä, ja mä en voi nyt tässä puhua siitä enempää, mutta siis tulevat naisen ruumiisiin ja possessoivat naisen ruumiin ja tietävät ja jakavat tietoa sille yhteisölle, ja tästä mä lähdin kysymään, että quindi, quindi parte da questa possessione da parte degli antenati nel corpo della donna e attraverso il corpo e la mente della donna poi raccontano, danno informazioni eccetera, quindi questo è il punto di partenza. Ja siinä tuli kysymys tästä kuolemanrajan ylittämisestä, mikä tapahtui arkipäivässä. E allora la domanda è arrivato anche sul andare oltre il confine della morte che può accadere nel quotidiano. Ja sitten me kysyttiin, että tehdäänkö sekulaarisessa modernissa Suomessa mahdollisesti, voidaanko kokea samalla tavalla. E la domanda era, ma è possibile che nella Finlandia di oggi, secolare, moderno, molto razionale, è possibile avere questo tipo di esperienze anche da noi? Ja halusimme kerätä ihmisten kokemuksia vainajista ja siitä, miten he kohtaavat omia kuolleitaan ja miten he niin kuin heidän kanssaan kommunikoivat. E hanno quindi raccolto esperienze di persone che hanno avuto contatti, che comunicano con i loro morti. Ja tämä on nyt eniten tämän Kaarina Kosken. Kaarina Koski, joka on folkloristi. Una delle ricercatrici è Kaarina Koski, una folklorista. Ja nyt te voitte lukea myöhemmin tästä sit paremmin. Potete poi leggere se vi interessa. Yksityiskohtaisemmin. Hän on kerännyt tämmöisen kirja-aineiston. Ja sitten c'è anche una bibliografia interessante che consiglia sul tema all'interno del sito. Ja sitten toinen tutkimus on, osatutkimus on Hirsi Kanervan, joka on kulttuurihistorioitsija, joka on tutkinut saagarunoutta. 1300-luvun eurooppalaisen keskiajan saagarunoutta ja siitä, miten ihmismieli on siinä oletettu. Karina? Kirsi. Previous one. Oletettu reijälliseksi ja sellaiseksi, missä vapaasti liikkuu kuolema ja elävät toisten ihmisten mielen sisään ja mielten välillä. Ja tällä tavalla me saadaan sellainen ikään kuin resonanssipinta tähän. E poi c'è questa altra ricercatrice sulla storia della cultura che in modo particolare studia le saghe del 1300 dove raccontano questi passaggi da una mente all'altra, da una persona morta che comunica con un'altra in un modo molto fluido e costante, quindi è un altro punto di vista per affrontare questo tema. Ja hänen väitöskirjansa valmistui tänä vuonna. Ha fatto una tesi di dottorato quest'anno su questo tema, questa ricercatrice. Mutta muutenkin nämä julkaisut ja muut on tässä nettisivulla. Però sono tutti pubblicazioni pubbliche, reperibili. Ja sitten meillä on hanke, mihin osallistuu sekä antropologi että psykiatri. Poi all'interno c'è un altro progetto in cui partecipa l'antropologo e la psichiatra insieme. Questo lei vuole dimostrare, intanto che cerca, proprio quello che si cerca di fare da noi, si cerca almeno meno, una multidisciplinarietà per cui si affronta un tema da diversi punti di vista e si cerca di tirarne fuori. E Susanne tutkii ihmisiä, jotka kuulee ääniä, jotka
psykiatriassa ja terveydenhuollossa helposti leimataan sairaiksi ja varmaan osa heistä on sairastaa skitsofreniaa. E loro invece studiano persone che sentono delle voci che almeno in Finlandia comunque molto spesso vengono ritenuti una sorta di disturbo, disagio mentale e magari potrebbe non esserlo. Mutta siis hän haluaa ottaa vakavasti sen niittenkin kertomukset, jotka kertovat, että he eivät voi hyväksyä sitä lääkäreiden diagnostiikkaa, vaan että he tuntevat, että heidän päässään puhuu ääniä. Ja Susanne on haastatellut heitä ja halunnut tietää, mitä ne äänet puhuu ja millä kielellä ja kenen kanssa ja minkä tyyppisiä ne keskustelut on ja missä niitä syntyy, niin kuin keskustelun analyyttinen. Ikään kuin tutkittaisi keskusteluja ihan tavallisessa arkipäivässä vaikka. Allora, quello che è l'approccio di questa ricercatrice, e non, come diceva prima, non c'è nessuna criticità, cioè chiedere vero o non è vero, in quanto è un'esperienza che l'altro racconta. Quindi prende in esame queste storie di che la persona sente diagnosticato, ha avuto un altro tipo di diagnosi, ma lei lo sente come dialoghi veri e quindi le studia come conversazioni effettivamente accadute, anche se appunto accade come voci interiori, quindi non c'è un giudizio di veridicità o meno, ecco, in questa ricerca. Ja sitten hänen työparinaan on psykiatri Jyrki Korkeila, joka taas haluaa tutkia niin kuin oikean neurotieteen menetelmin sitä, että mitä tapahtuu kuuloalueilla, siis neurokuvantamisessa. Ja on todettu, että silloin kun nämä äänet puhuu ihmisen päässä, niin ne kuuloalueet aktivoituu samalla tavalla kuin silloin niin sanottu terveellä ihmisellä, kun äänet tulee niin kuin tuolta. Mm. Allora, insieme a questa ricercatrice c'è questo psichiatra che si occupa invece di studiare dal punto di vista neurologico cosa accade nel cervello e hanno già notato che quando la persona sente queste voci il segnale cerebrale è lo stesso come chi sente le voci dall'esterno, quindi è uguale. Tästä voisi pitää semmoisen presentazionen, joka on jo 45 minuuttia. Su questo già si potrebbe parlare a lunghissimo, ma vuole solo darvi uno spaccato di quello che accade nella ricerca di questo che è stato, che l'ha chiamato prima, in finlandese si chiama strano, invece lei ha proprio sposato l'idea che gli ho proposto di chiamarlo non strano, come in finlandese, ma non abbiamo un altro sinonimo, ma straordinario, cioè fuori dall'ordinario, ma nel contempo che potrebbe risultare straordinario. Era il nome. Kiitos. Mut koska mä itse äsken ehdotin, että tää olisi niinku dialogi eikä monologi, niin mun pitäisi olla itse uskollinen, sillä nyt mä nopeasti sanon vaan, että mistä se on, mikä tää voi. Ok. Lei adesso vorrebbe già dialogare con voi, perché questo che è il modo che vorrebbe, ma sa anche che forse un tema che non vi aspettavate neanche, per cui chiede ancora qualche minuto perché poteste entrare nel tema e poi eventualmente confrontarvi. E nyt tässä tämä tutkimus on ollut nyt 2 vuotta, ja kun tästä tuli julkinen, niin meihin otti tavaton määrä suomalaisia ihmisiä yhteyttä. E da 2 anni che fanno questa ricerca e quando sono state le informazioni su questa ricerca sono stati contattati da tantissime persone. Ja sitten he halusivat private. He halusivat kertoa omista kokemuksistaan, ja tämä oli meille täydellinen yllätys. Che volevano raccontare delle loro esperienze senza una loro sollecitazione. Questo li ha sorpresi molto. Ja niin me sitten, kun he soittivat etupäässä minulle, niin mä pyysin heitä kirjoittamaan. E lei ha poi chiesto, ha raccolto una serie di lettere e testimonianze di scritte. Ja niin me sitten saatiin kirja-aineisto, mikä sisältää yli 200 kirjettä. E hanno raccolto un 200 testi di storie, di esperienze di questo genere.
scelto. Näin me saatiin ylimääräinen aineisto, joka meille on ollut kauhean tärkeä. E questo materiale in più è fondamentale per loro, che non si aspettavano nella ricerca. Koska se kuvaa sitä, mitä tämä rajalla oleminen tarkoittaa myös yhteiskunnallisesti, koska se, ne on kertomuksia myös stigmasta. Perché queste loro storie raccontano, hanno anche un aspetto dal punto di vista sociale di che cosa accade, perché comunque parlano di stigma, cioè di come queste persone vengono poi stigmatizzate. Io e sillä tavalla tämä meidän mieli ja toinen, vaikka me ei tiedetty näistä kirjeistä, kun me aloitettiin tämä projekti, niin me saatiin tämä toinen myös näiden stigmatisoituneiden ihmisten kertomusten kautta. E quindi hanno avuto quell'altro, cioè visto che il tema si chiama la mente e l'altro, hanno avuto questo altro attraverso il racconto delle persone che si sono sentite insomma giudicate in qualche modo stigmatizzate. No? È come se tu partissi su di un treno che ha un binario che ti porta stazione dopo stazione al fondo. È come se tu fossi un tram che ti porta tappa dopo tappa fino alla fine. Non c'è la componente del rischio e dell'avventura, è tutto programmato. Quanto questo incide sulla voglia di vivere? Se distinguiamo vivere con esistere, l'esistenza, il senso dell'esistenza, e nel ex Linetta sistere, cioè la vita ha un senso mentre tu hai un progetto, hai una finalità. Quando ci sono le cose gravi, tu prendi il Brasile, no? Visto che parlavi prima, dove c'è, certo c'è il sole, c'è la musica, eccetera, ma dove c'è anche la fazenda, c'è la fame, il suicidio è molto basso, poi si uccidono fra di loro, ma questo è un altro discorso. Quanto sia indispensabile per dare un senso alla vita avere una progettualità e che non tutto possa essere stabilito. C'è una bellissima cosa di Tolstoj, non so se l'avete letta, La morte di Ivan Illich. Chi di voi non ha letto La morte di Ivan Illich di Tolstoj, se lo prenda. Ci sono due libri che io suggerisco, La morte di Ivan Illich di Tolstoj e un altro è Le storie che curano di Hillman, perché fa capire la poetica che sta in Freud, Adler e Jung, che credo che chiunque si occupi di questo. Morte di Ivan Illich è un libro fondamentale, sintetizzando. Ivan Illich, quando si accorge che deve morire, perché si chiama La morte di Ivan Illich, quindi non è un giallo, e va indietro nel tempo, si chiede, con raccapriccio, si ricorda solo un episodio in cui lui ha fatto davvero quello che gli piaceva, perché si accorge che tutta la sua vita l'ha fatta facendo quello che gli altolocati, per il suo bene, gli avevano detto che era meglio che lui facesse, aveva seguito i binari. Lo faccio per il tuo bene. Certo che un genitore quando dice lo faccio per il tuo bene pensa che il bene sia quello che tu studi, fai questo, quello che ti conviene di più. No, adesso sto semplificando, ma per comprendere. Allora, se la vita non c'ha un po' di avventura, che ha un significato, le parole hanno un senso etimologico. Advenio, advenire, avventura. A che vedere col futuro, ma anche con l'incertezza. Allora, l'uomo ha tendenza all'avventura, ha tendenza all'irrazionalità e nell'ambivalenza di cui parlavamo prima deve coniugare questo col suo opposto, che è la sicurezza, no? Che è l'istituzione, perché l'istituzione è conservativa e noi siamo spinti anche alla trasformazione, no? Se l'uomo avesse solo obbedito e fosse rimasto chiuso alle istituzioni non saremmo mai andati sulla luna, non avremmo scoperto niente. In questo senso, in questa dicotomia, tra ci sta anche la possibilità che uno abbia anche il diritto a delirare qualche volta, come se fosse un bisogno, anche quello di dare di matto. E quando un tempo questo veniva consentito dalla società, a carnevale ogni scherzo vale, ti puoi vestire, puoi far casino, no? Ti viene consentito come di dare i numeri, tra virgolette, no? Perché è un'esigenza che l'essere umano ha. E
chiaro che tutto questo, che cos'è normale e che cos'è anormale, non lo risolveremo mai fino in fondo. Per me è patologico qualcosa che fa soffrire una persona, che incide sulla sua vita. Se no, se io sono uno, anzi io spero di trovare una colf ossessiva che mi pulisca tutto. Certo, la voglio che non perda troppo tempo, che come una paziente che c'è, non dia la cera sul balcone anche quando nevica, perché toglieva la neve e poi dava la cera. Tanto per spiegare che cos'è poi il confine, no? Tra cosa è giusto e cosa è sbagliato. No? A piacere di avere un... Molto volentieri. Okay. Voleva, visto che si parlava del suicidio, i motivi del suicidio a nord, e lui forse ne ha qualcosa da dire. E quindi, no, anche solo se il moderatore lo tiene nel suo conto. Kellot soivat. Minä haluaisin muutaman sanan sanoa tästä, koska sain aikanaan kutsun uskontotieteen professorina tähän suomalaiseen itsemurhatutkimukseen. Lui ha fatto parte della ricerca per quanto riguarda le suicidi in Finlandia quando aveva la cattedra delle religioni comparate. Ja se oli silloin aika iso ongelma. Era un grosso problema. Ja siihen perustettiin tutkimusryhmä, jossa oli kaikki Suomen psykiatrit, ja sitten siihen tarvittiin minut kanssa siihen ryhmään. E c'erano, era maggior parte di questo gruppo di ricerca era costituito dai psichiatri e poi lui come esperto di religione comparate. Ja hyviä uutisia, voisin sanoa, että siitä kun tämä projekti alkoi, niin Suomessa on itsemurhatiheys vähentynyt yli 30%. Da quando hanno iniziato il progetto, che ovviamente ha portato poi a delle pratiche, delle conseguenze, il percentuale di suicidi è diminuito del 30%. Ja se on tietysti aika merkittävä asia. Meillä erityisesti näitä itsemurhia oli nuorilla miehillä. Soprattutto erano uomini giovani che si suicidavano. Naisilla vähemmän. Meno le donne. Mutta nyt on ehkä lisääntynyt, siis on vähentynyt nuorilla, mutta nyt on tullut sitten tässä varttuneella iällä tämmöinen tarkoituksettomuus. E ora invece meno da giovani, ma con gli anni con le persone di età avanzata, invece un mancato risenso della vita e accade di più. Ehkä mä avaisin tätä kysymystä nyt vähän suomen kielen spirituaalisesta sanastosta käsin. E vorrebbe dare un po' un senso, allargare quello che la spiegazione che hai dato a partire dal senso della lingua finlandese o della spiritualità della lingua finlandese. Mä olen kirjoittanut sellaisen kirjan kuin suomalaisen lähtö, joka on sitten ollut myös lääkärien oppikirjana ja eri tieteissä. Suomalaisen lähtö siksi, että meillä on kuolemalle kymmenkunta erilaista sanaa. Lui ha scritto un libro scientifico che viene utilizzato tutt'oggi dagli studenti di medicina che si chiama La partenza dei finlandesi. E perché l'ha chiamato proprio La partenza dei finlandesi? Perché la lingua finlandese contiene più di 10 parole diverse per indicare la morte. Ja esimerkiksi juuri näissä lauluissa tule surma tuoni on sellaisia sanoja, jotka ovat pehmeitä, ikään kuin se siirtyminen soprattutto olisi... nelle canzoni le parole che designano la morte sono molto molto morbide, molto belle, dolci. Että surma, kuolema on lepopaikka. Che la morte è un luogo di riposo. Ja tämä on juuri äidit laulavat kuoleman kehtolauluja hyvin paljon. E ci sono tantissime ninna nanne dove le madri cantano ai bambini
delle ninna nanni di morte, dove gli augurano la morte, di stare sottoterra, di stare ai beni. Kuolema on kuin kohtalo, joka ottaa sinut rekeensä. La morte come un destino che ti mette sulla sua slitta. Kun mä nuorena ylioppilaana kohtasin naisen, josta tuli sitten mun kohtaloni, niin tämä Marina Takalo. Niin hän lauloi minulle ensimmäisenä iltana kolminkertaisen kosmisen syntymärunoa. Quando lui ha incontrato la donna della sua vita, che in quel momento forse aveva la donna 60 anni e lui ne aveva 18, che poi è diventato una cantrice epica, da cui lui ha fatto una grossa ricerca, pubblicando diversi libri e facendo anche erigere una statua di questa cantrice popolare, sciamana. E la prima sera, quando l'ha conosciuto, lei ha cantato una canzone in cui ha raccontato la cosmogonia in tre fasi. Ja se siinä ne kolme syntyä ovat. Yksi oli kosmoksen synty, maailman synty. Ja toinen on ihmisen synty. Alussa oli nainen, että luodaan nainen. Ci sono tre nascite. Prima la nascita del cosmo, del mondo. Poi la nascita dell'essere umano, ma l'essere umano prima era donna. Ja sitten kolmanneksi on ratkaisu siis kuolemaan. Tulee cosinta. E poi uno sposalizio, una richiesta di venire in sposo alla morte, quindi le nozze, ma le nozze in quanto la morte. Ja kuka voittaa kuoleman, kuka voittaa cosinnassa, se on itse kuolema. Tulipa nurmi tuoma, otti neitosen rekehen, ja se on kohtalo. Quindi una sorta di canto, competizione di canto, dove poi la morte sarà quello che prenderà in sposa l'anima. No itse murha sitten on se, että se itse oikeastaan on yksi monista sieluista, joita suomalaisessa uskossa on. Allora questo quello che ha promesso di guardare la parola suicidio dal punto di vista della lingua finlandese, allora in finlandese il suicidio si dice itse murha. Murha vuol dire assassinio, itse vuol dire sé, cioè assassinio di sé. Ma dal momento che la nostra lingua, ma non solo, la nostra visione di vita, vede diversi sé, non ce n'è una sola, quindi io posso uccidere uno di questi, ma ne rimangono altri, quindi in fondo io non posso farmi fuori. Asianlaita on niin, että suomen kielessä ei sanaa itsemurha ollut ollenkaan. E nella lingua finlandese non esisteva proprio la parola suicidio, poi è stato coniato, ma non esisteva. Vaan oli itse surma, joka oli kohtalo. Ma era considerato destino, quindi era un senso del destino. No, comunque è importante, cioè il ritmo è fondamentale, senza il ritmo noi non abbiamo movimenti e il ritmo può essere di due tipi, un tipo ipnotico, quindi una ripetizione, una scansione per cui diventa ipnotico ed è il ritmo che può essere utilizzato in certi tipi di musica che ascoltano purtroppo molto i giovani in questo momento e che tende a ottundere, quindi a togliere un certo tipo di attenzione. Allora questo ritmo con note molto basse, infrasuoni, ecco. Il ritmo sciamanico ha, a mio avviso, due velocità. In questo brano che avevamo sentito prima, il ritmo inizialmente era binario, perché pam 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 pam, ma alla fine era ternario, pam 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 pam, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che cosa è successo? Una cosa importantissima. Il 2 è la marcia. Il 3 è il movimento rotatorio. Allora, qual è stata la grandissima rivoluzione musicale nel ritmo? Una cosa che era stata importata dai dervisci ruotanti. Un ritmo ternario veloce che li faceva girare. In Europa non c'era prima un ritmo di questo tipo. E un certo Johann Strauss, che
violinista, insieme a un suo amico violoncellista e un chitarrista, hanno incominciato a suonare questo ritmo che hanno denominato valzer. Questo ritmo ha spostato la coscienza dal binario al ternario. È stata una delle più importanti rivoluzioni nell'ambito musicale. Immaginatevi una cosa così innovativa attraverso la quale le persone che ballano si abbracciano e ruotano, perdono questo senso, no, di realtà. Quindi il ritmo ternario ti conduce in un'altra dimensione. Quindi dal 2 anche lo sciamano, in quel canto, dal 2 un ritmo binario è passato leggermente a un ritmo ternario. Vuol dire che alla fine l'informazione ha ancora un'altra valenza, ti porta nel cerchio. Allora c'è il binario che è spigolo maschile e il cerchio che è femminile. È fantastico, no? Cioè si parte da un ritmo e al contrario la prima musica è maschile e la seconda è femminile. Perché la parte minore è femminile? Tra l'altro utilizza in questo modo l'intervallo di terza minore. L'intervallo di terza minore nella nostra cultura è un intervallo triste che accompagna la marcia funebre, il minore triste, ma utilizzando la scala pentatonica non è triste, è un intervallo che però aiuta la trasformazione. È importante la trasformazione, perché è quello che sta avvenendo, no? Bellissimo. Cioè, io ho soltanto ascoltato questo canto che non conoscevo, Tania me l'ha passato, e ho trovato degli spunti meravigliosi, perché nella semplicità, e poi ricordate, nei miei viaggi in India sono stato tante volte, una volta un uomo che era ritenuto un illuminato, io avevo la testa piena di ricerche, tutto il resto, mi fa... tu vuoi trovare la verità, vuoi trovare il divino? E dico, beh sì, mi piacerebbe, sono anche qui per questo, no? Un po'. E lui mi fa, allora lo troverai per sottrazione, togliere, semplificare al massimo, semplificare è la formula migliore. Cosa c'è di più semplice di un canto singolo accompagnato da ritmi, tamburi e via dicendo? E cosa c'è di più primitivo? I suoni che accompagnano sono fondamentali perché sono primitivi. In Africa si dice, il capo delle tribù africane si dice che deve aver mangiato il tamburo per poter comandare. Cosa vuol dire? Deve aver compreso la frequenza del tamburo per poter risuonare lui stesso e passare. Ecco. E un'ultima cosa, diceva Tomatis, nessuno può riprodurre ciò che non sente. Geniale. Ed è così,